Sarà l'inchiesta avviata dal procuratore della Repubblica facente funzioni Fabio Picuti a fare luce sulle cause dell'incidente costato la vita a Paolo Dal Pozzo, 41enne originario di Varese, copilota dell'elisoccorso del 118, investito da un'autocisterna in fase di manovra sulla pista dell'aeroporto dei Parchi di Preturo all'Aquila nella prima delle due giornate dell'Air Show. L'evento è stato annullato dopo la tragedia avvenuta ieri nel capoluogo abruzzese, dove Dal Pozzo era arrivato da appena un mese. Il dipendente di Avincis, società affidataria dell'elisoccorso in Abruzzo, è stato travolto tra motrice e rimorchio senza accorgersi che il mezzo pesante si era messo in movimento in retromarcia. A distrarre Paolo Dal Pozzo è stato il rumore dei motori dei velivoli, lo stesso rumore che ha impedito all'autista di sentire le urla di chi era lì a pochi metri e ha assistito impotente all'incidente. La polizia, dopo aver effettuato i rilievi con l'ausilio della scientifica, ha raccolto le testimonianze dei tanti arrivati per assistere alle prove delle frecce tricolori. Come da prassi, la posizione dell'uomo che era alla guida dell'autocisterna è al vaglio degli inquirenti, sarà indagato come atto dovuto. Ma appare evidente che si è trattato di una malaugurata circostanza. Dal Pozzo probabilmente si trovava nel cosiddetto angolo cieco, dove la visibilità dagli specchietti dell'autobotte è minima. Il mezzo è quotidianamente utilizzato per i rifornimenti dei velivoli che atterrano a Preturo. Inevitabile l'annullamento della manifestazione subito dopo il sopralluogo e la riunione in prefettura. Il 41enne lascia moglie e due figli, ai quali sono arrivati tantissimi messaggi di cordoglio da ogni parte d'Italia.